sinistra. Cosa ne pensi? Ma io non penso che sia nata un'amministrazione, penso che sia nata una masseria, perché se questa è amministrazione, io penso che allora non ci sono più regole, non ci sono più criteri di poter pensare e di poter operare. E quando noi assistiamo a un'amministrazione fra parenti e fra amici stretti, questa non è più un'amministrazione, io penso che sia una masseria. Tutto nasce per delegittimare l'onorevole Giannuso. La città, la provincia perderà un'occasione importante di avere un deputato che è ancora valido. Questo almeno è il loro tentativo. L'onorevole Giannuso cosa risponde a loro? Ma noi non abbiamo questi problemi, nemmeno ce li poniamo, perché chi pensa di poter penalizzare il nostro operato pensa male, perché noi siamo, la nostra attività è sotto gli occhi di tutti, noi siamo fattivi, operiamo dalla mattina alla sera, abbiamo la grande possibilità di avere dietro le nostre spalle il Presidente della Regione che ci segue minuto per minuto, sta seguendo anche questa crisi di Rosolini, di cui veramente ha creato una confusione enorme, di cui il Sindaco sicuramente si è penalizzato con le sue stesse mani, perché quando il Presidente della Regione le dice che sarebbe venuto a Rosolini per rilanciare questa amministrazione e questo Sindaco si mette ancora di traverso, significa che questo Sindaco di ondolo se ne dica, Ma del onorevole. nucleo storico state parlando? Il No, nucleo no. storico di LMPA sono io. Io sono nato, va bene, con l'MPA. Il primo ingresso che abbiamo, il primo manifestazione che si è fatta ad Acireale, io ero lì presente. Di quale nucleo storico stanno parlando questi signori? Ma di che cosa parlano? Questi non sanno nemmeno quello che dicono. Il nucleo storico sono stato io.